Il Friuli Venezia Giulia verso la zona gialla da venerdì 4 dicembre, ma con l'ordinanza anti-assembramenti, vista la riapertura di bar, ristoranti, lo sblocco della mobilità. 3 Covid hotel a Trieste per i negativi in isolamento, il Colombia, l'Italia e le residenze Teresia, il park di Muggia per le cure di chi sta guarendo dal virus. In sperimentazione il test salivare dell'azienda friulana Biofarma, che appare più efficace del tampone classico, l'annuncio dell'innovazione del presidente Fedriga. Trieste scivola al 47esimo posto nella classifica sulla qualità della vita d'Italia oggi, pesano i dati Covid, bene invece istruzione e formazione. Schiavone attacca il comune di Trieste per il piano emergenza freddo per senza tetto, nessuna assistenza ai non residenti, grilli e lo sbugiardo in diretta, ecco il bando. Faremo un parcheggio in ghiaia aggiuntivo nella zona del laghetto, Di Piazza interviene sul caso Basovizza dopo la rimozione dei tronchi. Carmine De Gautieri esonerato dalla Triestina dopo il pari a Carpi, firmato l'accordo con l'esperto Beppi Pilloni, il mago delle promozioni. Telespettatori di Tele4, buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione serale del nostro telegiornale. Dati sul contagio in discesa in Friuli Venezia Giulia. Lo ha confermato in diretta a Tele4 il presidente della regione Massimiliano Fedriga. L'obiettivo del ritorno in zona gialla a breve rimane la pista aperta. Vediamo. In particolare ipotizzo che entreremo in zona gialla. Non escludo invece di poter fare delle misure a per esempio quello di cui si parlava della domanda, per esempio l'obbligo di consumazione sedute ed altro, non escludo di farle perché credo che dobbiamo anche in area gialla tenere molto monitorato situazioni di aggregazione, quindi misure di puntuali che cerchino di avere il minor impatto economico possibile ed altro, però penso saranno necessarie da mettere in campo. Da venerdì 4 dicembre si prospetta dunque l'atteso ritorno in zona gialla per il Friuli Venezia Giulia, ciò a seguito del calo dei contagi nell'ultima settimana, 4.502 in tutto, e del contenimento dell'indice R con T con una media negli ultimi 7 giorni di 1,09. Stabili le intensive, ancora sopra la soglia del 30% di occupazione, mentre il dato più critico è quello dei ricoverati, oltre quota 600, specie se si paragona la seconda ondata alla prima, quella di primavera. È tutto evidente come il fenomeno che si sta presentando è un fenomeno che, oltre ad avere dimensioni molto più importanti, cioè il picco dei letti, per capirci, nella prima fase, come vedete, raggiunge nel 29 marzo 236 ricoveri. A ieri, se non ricordo male, siamo 620. Da Fedriga poi parole dure sugli impianti sciistici. Serve una decisione europea. Inaccettabile chiudere i nostri impianti e vedere gli sportivi andare in Austria con rischio pure dei contagi di ritorno. Dove la gente va a sciare in Austria e il contagio lo porta in Italia in Friuli Giulia. Cioè, quindi avremo, come succede? Quindi avremo la situazione nella quale ammazziamo delle realtà economiche non salvandoci dal contagio. Difficile, secondo il governatore, anche ipotizzare a breve un ritorno sui banchi di scuola, visti i focolai collegati proprio agli studenti. Molto contagio nelle scuole. Dobbiamo quindi essere molto prudenti. Tutti vogliamo la didattica in presenza, figuriamoci. Però rischiare dei passi falsi, che comporterebbero magari fra un mese la chiusura della scuola, magari non soltanto per le superiori a distanza, complessiva perché la situazione sarebbe ingestita, bisogna essere molto cauti. Infine, la questione vaccini anti-Covid. Il piano è pronto, con la regione che attende le prime 60.000 dosi a fine gennaio. Possibile che a Trieste la location sia il centro congressi in Porto Vecchio, ma... Che noi stiamo parlando di vaccini come se ce l'avessimo già a disposizione. Guardate che si può partire il giorno dopo che l'EMA dà l'ok. E l'EMA l'ok ad oggi non l'ha dato. Io mi auguro lo dia in tempi rapidi, mi auguro vada tutto bene nella procedura, però bisogna essere chiari con i cittadini. Non abbiamo il vaccino oggi. Bene, allora con l'ausilio della nostra grafica passiamo subito al consueto bollettino per il Covid in Friuli Venezia Giulia. Oggi in regione sono stati rilevati 575 nuovi contagi, 105 a Trieste e 21 decessi da Covid, 5 a Trieste. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 30.650. I casi attuali di infezione risultano essere 14.876.
36, diminuiscono a 55 i pazienti in cura in terapia intensiva, ma aumentano a 633, numero record in assoluto, i ricoverati in altri reparti. I clinicamente guariti sono 361, le persone in isolamento sono 13.827. Il vicepresidente regionale Riccardi ha presentato la lista dei Covid hotel in regione. A Trieste ce ne sono 3 per la quarantena dei negativi, 1 a Muggia per la cura di quelli positivi. Il servizio. Un'associazione temporanea di imprese con 50 posti letto comprendente gli hotel di Trieste, Italia e Colombia più la residenza Teresia e a Muggia, per quanto riguarda gli alberghi sanitari, il Park Hotel con 25 posti letto. Questi cosiddetti Covid hotel della zona triestina annunciati oggi in conferenza stampa dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute Riccardo Riccardi, che ha poi fornito la lista completa dei Covid hotel in regione. Noi abbiamo 2 tipi di strutture. Quelle definite dalla Protezione Civile che riguardano persone che devono stare in isolamento ma negative. Il Best Western con 20 posti letto a Pordenone, l'Hotel Continental con 30 posti letto a Udine e un ATI con 50 posti letto a Trieste, composta da Hotel Italia, Colombia e Residenza Teresia. Quelli che noi definiamo gli alberghi sanitari, quindi quelli in capo a gestione diretta delle prevenzioni con necessità di cure pur a bassa intensità, cioè in corso di negativizzazione per positivi. A Pordenone la gara è andata deserta, a Udine ospitiamo la potenzialità di 24 posti letto, il primo entrerà oggi, a Castellerio, nella struttura della diocesi. E a Trieste ci sono già contrattualizzati 25 posti letto al Park Hotel di Muggia. Infine il vicegovernatore ha precisato che il dato non era ancora stato reso di pubblico dominio semplicemente perché c'erano delle procedure in corso e quindi si trattava ancora di notizie informali. In Friuli Venezia Giulia si sta già testando un nuovo tipo di prelievi di campioni di saliva per i test Covid, una sperimentazione che, se validata, andrà a rivoluzionare il sistema dei tamponi. È una delle novità annunciate oggi in conferenza stampa dal presidente della regione Fedriga. Vediamo. Vi annuncio che un'azienda friulana, non cinese, ha portato avanti questa iniziativa testata dal laboratorio della ZUFC, con la quale si potranno fare prelievi non più utilizzando il tampone, ma tramite raccolta della saliva. L'azienda regionale, la Biofarma, sta sperimentando un nuovo modo di fare i test RNA, non quelli antigenici rapidi, attraverso un prelievo di saliva. Sui 25 soggetti sintomatici a cui è stato fatto il test sia nasofaringeo che il test salivare, è stata riscontrata una adiacenza del 100%, ma addirittura il test salivare è risultato del 10% più sensibile. Capite che se adesso, anche in questo caso ovviamente, chiederemo all'Istituto Superiore di Sanità la validazione, elimina totalmente una parte del problema. Non servirebbe più impiegare personale sanitario per i prelievi, che potrebbero avvenire grazie a una più semplice raccolta della saliva. Successo anche per il protocollo Trieste, capitanato dal professor Confalonieri. Oggi è diventato uno standard riconosciuto da settembre anche dall'OMS. È stato talmente importante che ha destato perfino l'attenzione, e per quello è stato chiesto di inviarlo al tempo, ai medici che avevano in cura Boris Johnson. Quanto ai numeri dei contagi, Fedriga ha ricordato che la scorsa settimana sono stati 4.502, circa 900 in meno della settimana precedente, un dato che non incide direttamente sull'indice RT, ha spiegato, ma che fa ben sperare per l'andamento del contagio in regione. Sì, stiamo monitorando un calo rispetto alla settimana precedente, è chiaro però che questo non ci può far stare tranquilli perché la situazione è ancora molto difficile, la pandemia circola e il virus circola molto, quindi dobbiamo utilizzare tutti la massima attenzione. Continuano le assunzioni in Asugi per il contrasto alla pandemia di Covid-19. Vediamo.
Sono tre i decreti che nell'ultima settimana evidenziano il potenziamento da parte dell'azienda sanitaria universitaria Giuliani Isontina del sistema sanitario con nuove assunzioni per garantire le attività sanitarie assistenziali di contrasto alla pandemia di Covid-19. Anestesia e rianimazione di Trieste e Gorizia, chirurgia clinica, geriatria, malattie infettive e pneumologia, questi reparti in cui vengono assunti nuovi medici. Sono 22 i professionisti che approderanno in questi settori. Sempre in relazione al contesto emergenziale sono stati assunti anche un coadiutore amministrativo per il supporto degli altri operatori, 3 assistenti amministrativi e un autista specializzato. Oltre a queste chiamate riguardanti strettamente l'emergenza coronavirus, sono state già formalmente autorizzate una serie di assunzioni prioritarie destinate a vari reparti al fine di garantire i servizi sanitari e sociosanitari di supporto, dotandosi così il più velocemente possibile delle risorse umane necessarie. In particolare, con l'ultimo decreto è stata accolta la richiesta di un dirigente medico in disciplina gastroenterologia tramite graduatoria. Una vera e propria festa privata, con una decina di invitati, che si stava svolgendo all'interno di un locale che teneva le serrande abbassate. Lo hanno scoperto i carabinieri di Trieste, che hanno fatto uscire le persone e le hanno sanzionate, così come il titolare di questo locale. Quest'ultimo resterà chiuso per alcuni giorni. È avvenuto nel pomeriggio di sabato, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi. Alla centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Trieste erano giunte più segnalazioni relative a un presunto assembramento di persone all'interno di un bar nei pressi dell'ippodromo. Dunque sul posto sono giunte una pattuglia della stazione di Rozzol e 2 autoradio del nucleo operativo e radiomobile per compiere una verifica. I militari hanno accertato che non si trattava di un semplice assembramento, ma di una vera e propria festa. È stata invece pubblicata la classifica sulla qualità della vita nelle principali città italiane del quotidiano Italia Oggi. Pordenone si attesta prima, Trieste scivola dal 33esimo al 47esimo posto. A pesare sui dati i nuovi parametri Covid che hanno influito sul posizionamento della città maggiormente colpite dall'epidemia. Vediamo. Pordenone prima, Udine nona, Gorizia 44esima e Trieste 47esima. Sono le posizioni ricoperte dalle città capoluogo del Friuli Venezia Giulia nella classifica di Italia Oggi relativa alla qualità della vita. L'elenco pubblicato dal quotidiano economico, giuridico e politico premia, come detto, Pordenone, l'anno scorso medaglia d'argento, e quest'anno sul primo gradino del podio in base ai 9 fattori che compongono l'elenco generale: affari e lavoro, ambiente, sicurezza sociale, istruzione, formazione e capitale umano, popolazione, reddito e ricchezza, reati e sicurezza, sistema salute e tempo libero. È proprio dall'analisi di queste categorie che si possono spiegare le posizioni della classifica generale. Per quel che riguarda Trieste, se da un lato viene collocata terza sotto la voce istruzione, formazione e capitale umano, primeggiando la sottocategoria che riporta la voce persone in possesso di laurea e altri titoli terziari, dall'altro risulta 85esima sulle 107 città nella classifica sotto il sistema salute. Una posizione influenzata quest'anno dai parametri legati all'emergenza epidemiologica, che ha visto un po' tutte le città maggiormente colpite dal Covid-19 scivolare in fondo alla classifica. Il fattore salute, infatti, ha sostanzialmente ribaltato la situazione interna alla sottocategoria e ad altre voci. Per tale motivo è stato deciso di conferire un maggiore realismo inserendo nella dimensione della sicurezza sociale 3 indicatori sulla mortalità e sull'incidenza dei casi registrati di Covid-19. Tornando alle macrocategorie, il capoluogo giuliano è quinto per reddito e ricchezza, 25esimo su affari e lavoro, dove Udine occupa il posto successivo, 24esimo sotto la voce ambiente, Udine subito dopo, 96esima per sicurezza e reati, Udine 11esima, Pordenone quinta, Gorizia 52esimo posto. Per finire, sempre Trieste alla posizione 42 per sicurezza sociale, 103esima per popolazione, Gorizia 93esima, 23esimo posto per Trieste per tempo libero e turismo. Nella classifica generale, detto del primato di Pordenone, l'anno scorso seconda, e della posizione di Trieste, più bassa di 14 punti rispetto al 2019, Udine conferma il nono posto, mentre Gorizia guadagna 5 posizioni e si colloca al 39esimo posto. Bene, ora invece passiamo a tutt'altro argomento, quello che riguarda il piano emergenza freddo, o più che altro vediamo il botta e risposta tra Gianfranco Schiavone, presidente di ICS, e Carlo Grilli, assessore comunale ai servizi sociali. Discordanze sul piano del freddo, vediamo come, vediamo perché. A Trieste è scoppiata una incredibile discussione che la dice lunga sul livello, direi, di abbruttimento, purtroppo, che abbiamo in questo momento in questa città, quantomeno, diciamo, a certi livelli,
sulle soglie di accesso all'emergenza freddo, che per definizione non è possibile. Quando una persona dice che l'amministrazione non vuole accettare il fatto che comunque vuole lasciare morire della gente in strada, credo che questa sia un'affermazione a cui vada data una risposta. Il tema è il piano per l'emergenza freddo, in supporto non solo delle persone che vivono a Trieste, ma anche di quelle che vi approdano. Trieste era una città che si era distinta in realtà fino a quest'anno per un ottimo servizio, per cui c'era una rete di, appunto, anzi, di interventi che andava dall'Help Center al centro diurno, perché esiste anche il giorno. Io ricordo che l'Help Center era un luogo aperto dalle 18 alle 20 e che dava indicazione se andare a dormire presso il centro presso la comunità di San Martino al Campo piuttosto che presso la Caritas. Questo era il compito dell'Help Center. Sembra che una volta tolto l'Help Center ci sia uno sbarellamento, che la gente non sappia dove andare. Il nodo delle discussioni di questi giorni ruota anche attorno a coloro che appunto potrebbero arrivare a Trieste in orario notturno e verosimilmente soprattutto in relazione ai richiedenti asilo. Ma se io mi arrivo la domenica sera alle 10, non è che accedo alla procedura d'asilo alle 10 di domenica sera, intanto vado al dormitorio, la mattina dopo, come dire, ci sarà un percorso per questa persona. Al momento i posti sono riservati ai residenti, quindi perché in questa ideologia, per l'appunto, per cui in realtà dobbiamo il senza fissa dimora deve essere locale, non può essere uno che non è locale, cioè c'è un'esasperazione della xenofobia, del localismo, come dire, persino sull'emergenza freddo. Il tema sembra che sia le persone di Piazza Libertà, quelle persone migranti che arrivano e magari a un'ora di notte. Qui c'è un bando che data la sua messa online il 24 di novembre. Il Dipartimento delle Politiche Sociali metteva in moto un avviso pubblico affinché ci fosse qualcuno, naturalmente con una posta bilancio di più di 350.000 euro, quindi non 2 lire, sì, 350.000 euro, proprio per sostenere quelle persone che potevano arrivare anche di notte e che avevano bisogno di un servizio. Con la pausa pubblicitaria, restate con noi. Ben ritrovati, va forse verso la risoluzione il caso del parcheggio di Basovizza, recintato con i tronchi dagli aderenti delle Ius Comunelle del Carso e poi sgomberato dal comune, come ci ha spiegato in diretta il sindaco di Piazza. Vediamo. Dopo la rimozione simbolica dei tronchi dal parcheggio del sentiero Ressel di Basovizza, degli assessori Lo Bianco e Giorgi, intervenuti a mano, anzi a braccia, e quella concreta e fattiva degli addetti del servizio verde pubblico del comune con motoseghe e camion, pure il sindaco di Piazza torna sull'argomento spazzando via ogni dubbio residuo. Quello che mi ha dato fastidio, io non sapevo che lì era proprietà del comune di Trieste, allora non è che uno può dettare legge e fare le cose, io pensavo che c'era qualcosa con la comunella, eccetera, ma se è proprietà del comune di Trieste non dovevano fare queste cose, perché se è del comune di Trieste è di tutti, anche quelli che vanno su, che vanno a camminare, che vanno in bicicletta, eccetera. Le comunelle dunque, ha ribadito il sindaco, non hanno alcuna titolarità per ostruire o impedire l'accesso a quell'area. Detto questo, al netto delle possibili azioni legali, è partita l'azione diplomatica. Di Piazza incontrerà il consigliere del PD Igor Svab, in rappresentanza della minoranza slovena, che evidentemente sta cercando di mettere una pezza alla situazione. Con il primo cittadino che, dal canto suo, promette una soluzione per il nodo parcheggi che esaspera i residenti, soprattutto nel weekend. Ciò avverrà però dalla parte opposta del sentiero, ovvero nell'area vicina al noto laghetto di Basovizza. Cerchiamo di realizzare, Marco, un parking o sulla strada verso Lipis, hai presente, prima delle mucche, là, sì, subito dopo il laghetto, fare certo un piccolo parking in ghiaia, nulla di più, nulla di meno, in maniera che le persone, quelli che vanno in bicicletta, arrivano là, lasciano l'automobile e vanno a farsi il giro in bicicletta. Quindi una soluzione alternativa di parcheggio per evitare che lì si ammassino tutti, perché insomma hanno anche, esatto, le loro ragioni i residenti, no? Anche perché comunque, per dirti, a Basovizza sono tutti contenti perché nella normalità, non adesso ovviamente, i bar lavorano e comunque sono sempre giri da fare in positivo.
però non in questo momento ovviamente, per cui adesso aspettiamo, questa settimana vado su e vediamo di risolvere anche questo problema qua. Breve aggiornamento sulla distribuzione dei buoni spesa. Sono per ora 2.800 le domande che sono già arrivate tramite la piattaforma e ne sono state processate già quasi 2.000 su 2.800. Poi la notizia più che altro che può interessare di più è che arriveranno, anzi o meglio, inizierà la distribuzione dei buoni spesa fra pochissimo, dal 3 di dicembre. Andiamo avanti parlando dell'ospedale di Gorizia. Sempre pronto il piano per garantire gli interventi chirurgici d'emergenza anche nel caso di un ulteriore spostamento del personale dell'Isontino ai reparti Covid di Trieste. Lo ha assicurato il sindaco Rodolfo Ziberni in collegamento con noi questa mattina. Sveglia Trieste, vediamo. Per quanto riguarda la struttura sanitaria, noi sappiamo che c'è un piano B pronto nel caso in cui fosse necessario, cioè nel caso in cui fosse necessario trasferire a Trieste tutto quel personale medico e infermieristico che era assegnato a Gorizia quando c'era un reparto Covid, nel caso in cui fosse questa necessità, ovviamente senza anestesisti, senza infermieri, va da sé che una chirurgia non può rimanere aperta. Perciò il piano B è sempre pronto e Gorizia è in prima fila in trincea. Noi a Gorizia abbiamo aperto vicino ai giorni fa un reparto Covid non per terapia intensiva, per persone che hanno una degenza senza necessità di essere intubate, e devo dire bravi, grazie al personale, lo hanno fatto in grandissima velocità e mimichi credo, ma con entusiasmo, cioè quel senso di sacrificio e di dedizione che caratterizza non soltanto in queste circostanze il personale medico e infermieristico. Questo per quanto riguarda la struttura sanitaria. Perciò ad oggi le chirurgie sono ancora funzionanti. È ovvio che tutti quegli interventi sono rinviabili, procrastinabili, perciò senza alcun danno vengono rinviati anche. Mancano tutte le chirurgie di emergenza, a cominciare ovviamente da quelle oncologiche. E tutto ciò perciò che quando un cittadino ha un'esigenza immediata viene assolutamente servita. Cambio alla guida tecnica della Triestina. Questo pomeriggio il club ha ufficializzato l'esonero di Carmine Gautieri affidando la panchina della prima squadra all'esperto Giuseppe Beppi Pillon. Vediamo. Trieste è una piazza molto ambita, importante nel panorama calcistico italiano, perciò al di là della categoria per me è una scelta importante e spero di ripagare la fiducia della società che mi ha dato. Con queste parole si è presentato oggi il nuovo allenatore della Triestina, Giuseppe Beppi Pillon. Nel pomeriggio odierno infatti è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Carmine Gautieri dalla guida tecnica della prima squadra rosso-labardata, incaricando Pillon a prendere le redini del gruppo che lui stesso incontrerà nella mattinata di domani. Dopo il pareggio di Carpi era nell'aria che qualcosa si stesse muovendo sul fronte societario. A pagare lo scotto mister Gautieri, che la società ha tuttavia ringraziato per il suo impegno e la sua dedizione profusa in questo periodo. Ora la palla passa all'esperto mister Trevigiano, arrivato oggi a Trieste assieme al preparatore atletico Giacomo Tafuro, che farà parte del suo staff. Un ritorno nel nord-est per Pillon, grande protagonista anni fa con il Treviso e in vetrina anche a Verona con il Chievo. Sì, sono molto felice di questo perché mi permette di essere anche vicino a casa, ma soprattutto in una piazza importante, perciò al di là della distanza, al di là di tutto, la scelta è fatta molto ponderata da parte mia e sono molto contento di essere qua. Domani Pillon incontrerà la squadra e imposterà le basi del suo calcio. Ho visto la squadra nell'ultima partita, nelle tre precedenti, le ho viste nei filmati che mi sono documentato e devo dire che la qualità ci sono. L'importante è creare una squadra. A me piacciono le squadre che attaccano in 11, difendono in 11, che giochiamo da squadra. La cosa principale è questa, perché a livello di Serie C l'importanza notevole è l'organizzazione di gioco, la corsa, la determinazione, lo spirito di gruppo e non mollare mai fino alla fine. Perciò in questa categoria è importantissimo questo. E sebbene oggigiorno allo stadio manchino tifosi, il mister non ha esitato a mandar loro un messaggio. Ma noi veniamo qui con grande voglia, con la voglia di dimostrare di essere all'altezza della Triestina, ma soprattutto di rendere felici i tifosi e la società, da parte mia e dei miei giocatori.
E chi mai potrà essere il primo ospite stasera di Marco Stabile nel Caffè dello Sport? Naturalmente Giuseppe Pillon, il nuovo mister della Triestina, quindi puntata che parte subito con l'ultimo acquisto della società, ovvero l'allenatore. Sentiamo invece ora l'appello di Sandra, una dirigente Microsoft che lavora in 34 paesi nel mondo e che vuole trovare un ragazzino che le ha aiutato a ritrovare il suo cellulare dove teneva molti dati di lavoro importanti, ma ce lo racconta lei stessa. Ma vorrei dire una cosa, se è possibile trovare un bellissimo ragazzino, bambino di nome Davide, perché ieri mi è successa una cosa, ho dimenticato il telefonino e questo bambino con il suo padre l'ho ritrovato e me lo ha restituito e sono davvero molto contenta e felice. Ritrovare il piccolo Davide per potergli fare un regalo di ringraziamento è l'appello di Sandra, una dirigente Microsoft. La top manager rilascia licenze in 34 paesi ed è sempre in viaggio, in giro per il mondo. Ma si innamorate di Trieste, anche grazie all'aiuto di un bambino che è riuscito a ritrovare il suo cellulare, dove Sandra teneva tra l'altro dati importantissimi per il suo lavoro. Pur lavorando in 34 paesi, ho deciso di comprare una casa qua a Trieste, perché se questo è il futuro, che abbiamo la gente così bella, spontanea, che ti aiuta, questo è dove vorrei io vivere. Allora, ancora una volta voglio dire che se si può trovare questo piccolo bambino di nome Davide e che Babbo Natale gli porti un bel regalo, sarei molto contenta. Grazie Trieste. Grazie a Trieste, ma soprattutto grazie al piccolo Davide che la donna vorrebbe premiare con un regalo di Natale. Intanto però la città ha stregato Sandra, che crede nel futuro del capoluogo giuliano e nella bontà e simpatia del popolo triestino, tanto da volerci comprare casa. Leggiamo anche una nota che arriva da Sandra Salvino, Forza Italia. Ho depositato un emendamento alla legge di bilancio per istituire un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro da ripartire tra le imprese con sede nei comprensori sciistici italiani. Devono essere risarcite tutte le attività della montagna che hanno subito e subiranno cali di fatturato per le decisioni assunte per limitare il contagio da coronavirus. Il blocco dello sci colpirà direttamente i gestori degli impianti e di tutte le attività strettamente connesse, ma non possiamo dimenticarci di albergatori, ristoratori e commercianti che subiranno ingenti danni collaterali per il probabile azzeramento delle presenze turistiche durante le festività natalizie. Mi auguro che il governo colga l'appello che arriva da tutta Forza Italia e tuteli migliaia di imprese a rischio di sopravvivenza. Così Sandra Savino, deputata di Forza Italia. Vi lascio al cartellone dei presepi al quale potete scriverci per avere notizie di come vedere i vostri presepi in onda su Tele 4. Grazie per averci seguito. Telespettatori, ben ritrovati di nuovo in diretta assieme su Tele 4. Stiamo cercando di cerchiamo un attimo di capire se riusciamo a collegarci. Io lo vedo, è un po' sgranato, ma lo vedo. Vediamo se riusciamo a collegarci meglio con Flavio Furian direttamente negli studi di Tele 4 tramite Skype. Flavio, è il tuo compleanno. Buonasera e tanti auguri. Ma grazie. Ma che gentili, cioè mi sento come i presidenti. Ma noi non potevamo, cioè non potevamo non chiamarti sapendo che è il tuo compleanno. Accidenti, quali sono i programmi della serata? Programmi della serata? Un momento particolare, quindi cena tranquilla. Io, mia moglie e le due figlie. Ah, molto bene, molto quindi bene. Siamo in quattro qui alla tavola. Ah, quindi ti stiamo facendo ritardare la cena praticamente. Ma noi, per dire la verità, quindi qua, questo è il mio pesciolino, lo sto mangiando adesso, è molto buono. Grazie però, veramente, grazie. Ma ci mancherebbe altro, auguri, ma ci mancherebbe altro. Ormai la famiglia di Tele 4 comprende te da tantissimo tempo, quindi insomma era il minimo. Poi
te la butto lì, insomma, vediamo anche di creare nuovi personaggi in futuro, no? Così cerchiamo... Hai voglia? Cerchiamo, sì, no, ma anche... guarda, ne stanno crescendo, eh? Ogni giorno ne arriva uno quasi, quindi da poco è entrato in corsa Crisantemi, non so se hai visto che è la parodia di Crisanti. Poi, sì, adesso c'è anche un direttore... delle culatte, cioè una sorta di direttore che si chiama Marionese, uno nuovo, e poi ne arrivano altri, insomma, ne arrivano altri. Vediamo di pescare anche a Trieste qualcuno. Siamo curiosi di vederli. Poi, insomma, adesso la Triestina ha anche scritturato Giuseppe Pilon, storico allenatore delle promozioni, infatti, e secondo me può darti uno spunto. Pillone oggi l'ho guardato e effettivamente può essere un personaggio di domani. Adesso abbiamo, nella Triestina abbiamo messo un calciatore della Triestina, ovviamente una super parodia che è Capella, preso questo giocatore portoghese e abbiamo creato una nuova storia che è distante dalla sua storia vera, perché questo nostro è un attaccante, lui è un difensore. Però il nome, cioè, non potevamo non prendere quel calciatore per Trieste. Quindi era inevitabile e un giorno ci scuseremo di persona con lui. Però Pillone ci penso, perché sei bravo, hai proprio riesci a fare le cadenze di voce che vuoi, un po' di dialetto veneto, una piccola masticata. Forse ti può aiutare. Ho sentito perché Pillone ce l'ha, non è così accentuato, però c'è quel veneto. È vero, leggermente. Poi anche andando in giro per l'Italia ha un po' perso il suo accento, cosa che sto cercando di fare. Bello. Cosa che sto cercando di fare anche un po' io, no? Per riuscire a sembrare triestino, purtroppo non mi riesce. Però... Che tu sei di Treviso. Sì. Quindi ammiro Pillone anche per vecchi trascorsi come squadra mia del Treviso. Flavio, grazie del collegamento. Grazie a voi, grazie di cuore. Veramente grazie a tutti gli ascoltatori che hanno la pazienza di seguirci quindi grazie, e grazie a tutti quelli che mi hanno mandato gli auguri oggi, sono veramente 1,5 miliardi. Auguri tanti, da parte proprio di tutti noi della redazione, di tutte le quattro, giustamente mille. Ciao, grazie Flavio, ancora, un abbraccio, grazie, ciao, ciao, buona cena, ciao, grazie, ciao. Bene, non potevamo non fare gli auguri a Flavio Furian in questa serata del suo compleanno, poi adesso a cena, a casa, giustamente, perché dove altro si potrebbe andare. Allora, cerchiamo anche di far vedere quello che volevamo ancora mostrarvi, ovvero il racconto di Carpi Triestina da parte di Bernardo Gulotta, che ha preparato proprio il servizio e ce lo racconta. Non è bastato essere andati due volte in vantaggio, non è stata sufficiente la buona prova espressa. Non è il solo punto preso a rendere la domenica della Triestina meno amara. In quel di Carpi, fra la squadra di casa e l'Unione, è finita 2-2. Una partita combattuta che i rossolabardati hanno giocato bene, rompendo il ghiaccio e il freddo, con un calcio di rigore calciato e realizzato da Lodi, ottenuto dopo fallo di mano in area di Gozzi. Al 25esimo il Carpi ottiene il beneficio di un calcio dal dischetto per l'intervento di Giorico su Maurizzi, giudicato falloso dall'arbitro. La Triestina protesta, ma il direttore di gara è deciso e indica gli 11 metri, dove si presenta Biasci segnando il pareggio. Tutto da rifare. I rossolabardati, che in questa partita non hanno nulla di rosso in quanto oggi scesi in campo con la maglia celeste, arrivano al tiro con Calvano, ma il portiere blocca. 120 secondi dopo, Lodi impegna molto il portiere avversario con un mancino piazzato, poi andato sul fondo. Al 33esimo Petrella ha una buona occasione, pescato a tu per tu col portiere, ma la sua correzione non vede lo specchio della porta. Nei minuti finali del primo tempo si rivede il Carpi con una bella azione, trivela e palla sulla sinistra, cross in mezzo e conclusione sbilenca che termina alta. La Triestina non perde tempo e risponde con un affondo di Petrella, sul cui cross Gatto non graffia a dovere, colpendo di testa ma mettendo la sfera in centro, senza nessun compagno a corrente, e rischiando anche di schiantarsi sul palo. Pausa di 15 minuti e campi invertiti. Il Carpi si vede per primo al 60esimo con una rete arrivata dopo una ribattuta del portiere Offredi, ma l'arbitro ferma tutto in quanto l'ultimo tocco è di un giocatore sulla linea di porta, in evidente posizione irregolare.
5 minuti più tardi la Triestina sfiora il vantaggio. Calvano a botta sicura in corsa da centro area col destro, deviazione di un difensore e sfera che fa la barba al palo a portiere battuto. Il vantaggio giuliano arriva da calcio d'angolo. Giorico batte a giro, Tartaglia schiaccia di testa e segna il 2-1. Per reagire mister Pokeshi del Carpi inserisce Giovannini che si rende protagonista al 78esimo. Buona l'azione del giocatore che spara una fucilata bassa superando il portiere avversario. Sul 2-2 ancora i padroni di casa che questa volta prima sbagliano a pochi metri dalla porta. Poi si vedono respinti i tiri a rete reclamando anche un calcio di rigore che non viene concesso dall'arbitro. Il tiro del numero 18 locale viene mandato sul fondo dal portiere dell'Unione. Al 94esimo la partita finisce, Carpi Triestina 2-2. I ragazzi di Gautieri giocano bene ma non portano a casa quanto volevano e speravano. La Triestina resta quinta a 21 punti appaiata a Mantova e Modena. Il Padova capolista è a quota 26 punti. Fra pochissimo un altro servizio, ma prima vi ricordo 040 3139993, il numero da chiamare se volete interfacciarvi con noi in trasmissione, oppure svegliatrieste@tele4.it per le mail. Vediamo adesso la manifestazione del commercio ambulante in piazza Ferretto a Mestre, il settore quasi fermo da un anno e con pochi ristori, e c'erano presenti anche gli ambulanti dal Friuli Venezia Giulia, vediamo. Ai primi di BCM dell'inizio anno ci hanno completamente bloccato, non ci riconoscono nessun ristoro, nelle linee guida non ci siamo, non siamo all'interno dei codici Ateco, noi siamo fermi, ci fanno fare qualche mercato. Si sentono trascurati, lasciati in balia di una crisi terribile, per certi versi gli sembra d'essere gli invisibili della crisi del Covid, eppure sono tantissimi gli operatori del commercio ambulante in Veneto. In piazza Ferretto a Mestre ne manifesta una parte, sotto le insegne del Goia, il gruppo organizzato indipendenti ambulanti. Qualche ristoro è arrivato a marzo, i famosi 600 euro, subito dopo ce ne hanno chiesti 950 di IMSS per tre volte, quindi capite bene che se ci danno 1200 euro e ce ne chiedono 3000 di IMSS, i conti non tornano più. In quanti siete a vivere questa situazione in Veneto? In Veneto siamo circa 18.000 aziende, in Friuli siamo altre 4.000 aziende, parliamo di 22.000 aziende circa, con un indotto che è più del doppio. A Venezia il commercio ambulante è completamente azzerato, in una crisi che a catena coinvolge un po' tutti, tra chi è chiuso, chi rimane chiuso perché senza clienti aprire costerebbe di più e chi ha cessato l'attività. Ci sono alberghi che stanno vendendo, alberghi che non riapriranno, bar, ristoranti, insomma tutte le attività ormai sono coinvolte. Si ha un calo degli incassi in questo momento anche del 100%. Bene, torniamo in diretta con una telefonata, credo. Pronto? Buonasera, sono Diego. Diego, buonasera, prego, ci racconti. Allora, io telefonavo sostanzialmente per associarmi agli auguri di compleanno del buon Flavio. Il mitico Flavio, sì. Mitico. Ma telefonavo anche per un incoraggiamento di carattere personale. Perché per un trevigiano non è facile diventare o tentare di diventare triestino, ma nel suo caso personale devo ammettere che i risultati sono abbastanza buoni. Grazie, questo mi fa piacere. Ci provo, ce la metto tutta. Poi... Insomma, ripeto, si sta riuscendo a fare l'Adien, per cui è un triestino d'adozione ormai. Mi fa molto piacere, non ambisco a essere come i triestini perché forse non lo sarò mai, però insomma un piccolo passo spero che vada in quella direzione, insomma. Ecco. Detto questo, io volevo anche ribadire, controbattere un po' gli auguri che ha fatto alla città questa giovane manager di Microsoft, se non sbaglio. Esatto. Che ha un po' ringraziato la città, e io ringrazio questa giovane manager invece per aver scelto la nostra città, perché mi sembra una ragazza molto simpatica. Spero trovi il ragazzino che le ha recuperato il cellulare in modo tale che arrivi anche un bel regalo per San Nicolò. Con questo la saluto e le auguro buona serata. Grazie Diego, sempre gentile. Grazie, buonasera Diego. Coronavirus, il bollettino di oggi, 30 novembre, sono 16.377 nuovi casi e 672 morti. Ovviamente stiamo parlando dei dati nazionali e in questo momento siamo sulla Repubblica. Sono stati effettuati 130.524 tamponi. Ieri nuovi
casi erano 20.648 a fronte di 176.934 persone testate con 541 vittime. Questi numeri a livello nazionale. Io non lo so se riusciamo a recuperare la grafica che avevamo prima con i numeri del Friuli Venezia Giulia, se no andiamo sul sito della regione, volevo fare un breve riepilogo anche di quelli. Intanto però andiamo al telefono. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, prego. Per cortesia, mi avresti di andare a me la pensione in banca? La me senti? La sento, sì, devi andare a prendere la pensione in banca. Sì, solo che mi sta guaronchi e la mia banca è a Mofatcom. Come facciamo? Innanzitutto telefoni alla banca e fissi un appuntamento, perché ovviamente... No, in questa banca non occorri, perché è il bancomat, che non, i soldi loro non ricevi. Ok, no, ma prima di passare fisicamente ad andare a trovare dei professionisti, delle persone, in questo caso il personale bancario, comunque deve chiami, insomma, si faccia no, dire... No, non deve fare niente con i cassieri, Ma insomma, lei va, come funziona normalmente il suo prelievo? Lei va allo sportello? No, non vado allo sportello, praticamente vado sul bancomat, che troppa. Ok, non può accedere a un bancomat dalle sue parti? È le banche, ma non è la mia banca. E quindi lei paga la commissione? Cavolo. Allora, poi dipende anche quanto è la commissione. Per esempio la mia commissione è a un euro, quindi a me cambia veramente poco prelevare da posti che non siano la mia. La sua è di più, quindi. E poi sono pensionata, sa? Guardi, allora, teoricamente, mi ascolti? No, ma mi ascolti attentamente, è importante. Teoricamente, secondo l'ultima interpretazione dell'ordinanza, teoricamente, se questa operazione è più comoda per le sue tasche, lei in teoria dovrebbe poter muoversi dal comune e andare fin là. Io le consiglio comunque di chiamare o il numero unico dell'emergenza, il 112, o l'800, 500, 300, insomma i numeri che sono delle forze dell'ordine e protezione civile, e chiedere anche consiglio, casomai da parte loro. In caso, lei forse può andare, ora però bisogna capire che le interpretazioni da parte anche di vigili e forze dell'ordine potrebbero essere differenti, quindi insomma faccia attenzione, prima si informi e poi vada. Ecco, un'altra cosa volevo chiederti, allora sì. Adesso che è Natale, praticamente mi ordino il pranzo in un ristorante, però il ristorante è a Turiacco e mi stago sempre a Ronchi. Sì. Posso farmi il certificato, ordinare, che dopo vado a ritirare la roba? Se lei ha la possibilità trovare un posto analogo, lei deve necessariamente stare vicino a casa del suo comune, se si deve per forza muovere fisicamente. Se invece il ristorante addirittura le fa un servizio di consegna, no, ma essendo così lontano dubito che facciano servizi di consegna. Solo l'unica roba che si mangia bene, non ti credo mangiare schifezze qua intorno, no? No, so signora, guardi, guardi, il mio consiglio è quello di adeguarsi sempre e comunque, perché gioco forza, è chiaro che le nostre abitudini vengono modificate in una circostanza del genere, no? Mi dico sempre questo, e guardo anche i soldini, no? Giusto? No, certo. Si figuri che io, per esempio, non vedrò i miei parenti a Natale, rimarrò completamente solo e l'ho dovuto accettare. Quindi è una situazione difficile per tutti, obiettivamente. Magari che sarei anche mio come lei. No, ma io capisco che certe situazioni sono anche difficili da sopportare. Lei faccia così, per entrambe di queste questioni, sì. Telefoni al 112, telefoni a chi di dovere, i vari numeri di emergenza, in modo tale da chiedere anche un consulto, che magari loro le daranno indicazioni anche più precise a livello pratico di come comportarsi. Beh, perché la sa che ogni dubbio è la sua, no? So, il mio però, il mio messaggio e la mia funzione in questo momento però non può essere altro che quella di rispettare più strettamente possibile le raccomandazioni, quindi... Io le posso consigliare di informarsi bene e di provare a chiedere anche a chi controlla
controlla, perché sennò non voglio far passare il messaggio che si può fare, capisci? No, no, basta che trovo la persona che mi dici la roba giusta, perché se non mi dici la roba giusta te mo fregai. No, no, certamente. Il punto è questo, signora, che se un certo tipo di spesa è più conveniente per lei, allora lei può andare in un altro comune. Ma se invece il problema è di una qualità superiore o minore, piuttosto che, insomma, se il problema è di una preferenza personale... Mangio bene e spendo poco. So, signora, se riesce a trovare un servizio analogo nei prezzi, tanto meglio. Se no, si faccia aiutare anche da qualcuno, insomma, chieda anche consulto a qualcuno, va bene? Ok, grazie. Grazie a lei, da signora, buonasera. Se senti pochissimo, eh? Come? Se senti pochissimo. Perché io cerco di parlare a voce alta, forse non basta. Dite che metti a posto. Va bene, grazie signora. Buonasera. Grazie a Enzo che mi ha recuperato, diciamo, la grafica dei nuovi casi. Eccoli qui, 575 i casi di positività Covid-19, 6.980 in tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 21. I decessi, di cui 5 a Trieste, terapie intensive a quota 55, i ricoveri in altri reparti sono 633. Questa la grafica che vi forniamo, che poi ovviamente sono i dati che ci fornisce la protezione civile, come detto. Prima della pubblicità lo possiamo anche rimandare a questo punto, magari l'appello, anzi no, andiamo a ripescare per favore il servizio sulla qualità della vita di Bernardo Gulotto, interessante, Pordenone, città friulana, prima in Italia per qualità della vita, Trieste purtroppo dal 33esimo passa al 47esimo posto, un'analisi fatta e emanata veramente. Abbiamo una telefonata? Mandiamola allora, pronto? 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 Sì, pronto. Buonasera. Buonasera, chi è Paladin? Sì, sono mia. Senti, qua del Nereo. Mi vorrei sapere che fine che ha fatto il vaccino anti-influenzale. Perché nessuno parla niente. Riccardi assolutamente non parla. E qua farmacie noga. E il medico di base non ce l'ha il vaccino, che fine ha fatto? Ma guardi, è la seconda persona che oggi rileva questo, no? E la cosa in realtà mi colpisce, perché era arrivata l'informazione che dovevano arrivare a breve. È uno spunto per noi per vederci chiaro domani. Va bene? Va bene, speriamo nel bene. Lo ringrazio tanto. Speriamo anche noi. Grazie. Saluti. Grazie Nereo, grazie. Ciao, buonasera. Allora, prima della pubblicità, rivediamo il contributo di Bernardo Gulotta sulla classifica della vivibilità nelle città italiane. Vediamo. Pordenone prima, Udine nona, Gorizia 44esima e Trieste 47esima. Sono le posizioni ricoperte dalle città capoluogo del Friuli Venezia Giulia nella classifica di Italia Oggi relativa alla qualità della vita. L'elenco pubblicato dal quotidiano economico, giuridico e politico premia, come detto, Pordenone, l'anno scorso medaglia d'argento, e quest'anno sul primo gradino del podio in base ai 9 fattori che compongono l'elenco generale: affari e lavoro, ambiente, sicurezza sociale, istruzione, formazione e capitale umano, popolazione, reddito e ricchezza, reati e sicurezza, sistema salute e tempo libero. È proprio dall'analisi di queste categorie che si possono spiegare le posizioni della classifica generale. Per quel che riguarda Trieste, se da un lato viene collocata terza sotto la voce istruzione, formazione e capitale umano, primeggiando la sottocategoria che riporta la voce persone in possesso di laurea e altri titoli terziari, dall'altro risulta 85esima sulle 107 città nella classifica sotto il sistema salute. Una posizione influenzata quest'anno dai parametri legati all'emergenza epidemiologica, che ha visto un po' tutte le città maggiormente colpite dal Covid-19 scivolare in fondo alla classifica. Il fattore salute, infatti, ha sostanzialmente ribaltato la situazione interna alla sottocategoria e ad altre voci. Per tale motivo è stato deciso di conferire un maggiore realismo inserendo nella dimensione della sicurezza sociale 3 indicatori sulla mortalità e sull'incidenza dei casi registrati di Covid-19. Tornando alle macro categorie, il capoluogo giuliano è quinto per reddito e ricchezza,
25esimo su Affari e Lavoro, dove Udine occupa il posto successivo, 24esimo sotto la voce Ambiente, Udine subito dopo, 96esima per Sicurezza e Reati, Udine undicesima, Pordenone quinta, Gorizia 52esimo posto. Per finire, sempre Trieste alla posizione 42 per Sicurezza Sociale, 103esima per Popolazione, Gorizia 93esima, 23esimo posto per Trieste per Tempo Libero e Turismo. Nella classifica generale, detto del primato di Pordenone, l'anno scorso seconda, e della posizione di Trieste più bassa di 14 punti rispetto al 2019, Udine conferma il nono posto, mentre Gorizia guadagna 5 posizioni e si colloca al 39esimo posto. Bene, piccola pausa pubblicitaria, dopodiché siamo in diretta fino alle 9. A fra poco. Di nuovo in diretta, inesorabili come sempre, anche con le telefonate. Pronto? È pronto? Buonasera. Buonasera signora. Io ho sentito la notizia degli alberghi, delle camere di albergo per i malati di Covid. Come ecco, no? E vorrei sapere con quale criterio sono stati scelti questi alberghi per il ricovero appunto dei malati negativi o positivi al Covid, perché ho sentito alcuni nomi di hotel che adesso non voglio pubblicizzare insomma in nessun modo, e che mi sembra siano a svariate stelle, e siccome si parla sempre di pagarli con soldi pubblici, cioè relativi a imposte e tasse pagate da tutti i cittadini, ritengo che bisognerebbe adottare, dati i tempi di crisi, dei principi di economicità, scegliendo magari delle pensioni, piccole pensioni o piccoli alberghi, alberghetti a poche stelle, che siano in grado di fornire lo stesso servizio ma a prezzi più bassi e magari insomma anche più diffusi sul territorio, così si aiutano più alberghi che magari possono essere, o pensioni che adesso magari possono essere in difficoltà data il Covid, data quindi i pochi clienti che non vengono perché c'è il Covid, quindi sono impedite i movimenti e tutto quanto, però mantenendo appunto questi malati o negativi eccetera distanti bene uno degli altri, ma anche a un prezzo conveniente, insomma, non con alberghi di lusso costosi che vanno a gravare notevolmente sulle casse del comune, della regione, insomma, ecco. Questa è la mia richiesta, se voi sapete dirmi con quale criterio si sono stati guardati e osservati i principi di economicità. Grazie. Buonasera. Grazie a lei, buonasera. Casomai adesso rimandiamo anche il servizio. Comunque credo che la ratio stia anche nel fatto dell'ampiezza, no? Di un hotel e di una struttura che garantisca spazi enormi, assolutamente grandi, devono essere molto grandi, devono poter contenere tantissimi macchinari, devono poter contenere tante persone, possibilmente, spero di no, perché vorrebbe dire che il virus il virus provoca ancora molti contagi, però insomma dovrebbero essere strutturati per avere un bacino di utenza quindi ampio, ma soprattutto per avere gli spazi da gestire, cioè per poter approntare macchinari piuttosto che per poter fare in modo che ci siano passaggi da stanze ad altre senza scalini, scalette e tante, magari, come dire, tante ostruzioni che potrebbero esserci in un piccolo alberghetto, per esempio. La questione degli spazi, credo che già questa basti. Poi il ragionamento vuole che la signora giustamente dice attenzione anche alla sostenibilità di una certa scelta. Immagino che se sia stata fatta questa scelta sia sostenibile, se no non sarebbe una scelta giusta. Immagino quindi che si possa fare. Andiamo al telefono, pronto? Buonasera. Buonasera. Quasi Gianni che parla. Gianni, che piacere, da quanto tempo? Buonasera. Sì, tanto tempo, sì. Volevo prima di tutto, mica ascolto sempre il telegiornale. Stasera ho sentito il signor Schiavone che si è un poco arrabbiato col signor Grilli. Sì. Ma mica dico questo signor Schiavone, un Grilli che aveva un uomo eccezionale, fa compassione, è sempre sul pezzo e si preoccupa per tutto e di tutti. E venire a dargli un attacco così, proprio in testomico diretto, mi pare malamente. Però volevo anche dire che sono contento che si venga un suo conterraneo qua. Così la parlerà Trevisan con lui, perché con noi la parla solo Triestin. Ecco, parlo dell'allenatore. E al signor Schiavone, mi viene in mente adesso,
nelle mie letture così balorde che faccio, mi ricordo questo, un bel Tacer non fu mai scritto, non so che poeta, perché non mi ricordo, ma questo è per il signor Schiavone, che il potessi star zitto invece che attaccare, e quando che l'attacca il devi sapere quel che fa, no a così a vanvera. Comunque scusate perché mi non parlo mai di politica, ma vede era attaccato il signor Grilli, dottor, non so cos che è, mi dà veramente fastidio. Comunque vi saluto. Grazie. Perché mi ascolto gli ottoni, ascolto la messa, ascolto il teatro, tutto di voi e tutti i telegiornali. Vi saluto. Grazie Gianni. Grazie Gianni, sempre molto educato e gentile, grazie e buongiorno. Bene, grazie a Enzo, sì, il servizio sui Covid hotel, risentiamolo. Un'associazione temporanea di imprese con 50 posti letto comprendente gli hotel di Trieste, Italia e Colombia più la residenza Teresia e a Muggia, per quanto riguarda gli alberghi sanitari, il Park Hotel con 25 posti letto. Questi cosiddetti Covid hotel della zona triestina annunciati oggi in conferenza stampa dal vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute Riccardo Riccardi, che ha poi fornito la lista completa dei Covid hotel in regione. Noi abbiamo due tipi di strutture. Quelle definite dalla Protezione Civile che riguardano persone che devono stare in isolamento ma negative. Il Best Western con 20 posti letto a Pordenone, l'Hotel Continental con 30 posti letto a Udine e un ATI con 50 posti letto a Trieste, composta da Hotel Italia, Colombia e Residenza Teresia. Quelli che noi definiamo gli alberghi sanitari, quindi quelli in capo a gestione diretta delle prevenzioni con necessità di cure pur a bassa intensità, cioè in corso di negativizzazione per positivi. A Pordenone la gara è andata deserta, a Udine ospitiamo la potenzialità di 24 posti letto, il primo entrerà oggi, a Castellerio, nella struttura della diocesi. E a Trieste ci sono già contrattualizzati 25 posti letto al Park Hotel di Muggia. Infine il vice governatore ha precisato che il dato non era ancora stato reso di pubblico dominio semplicemente perché c'erano delle procedure in corso e quindi si trattava ancora di notizie informali. Bene, abbiamo ancora delle telefonate forse, però stavo ignorando le mail che non va bene. Allora, Nevio si unisce agli auguri di compleanno a Flavio Furian, augurandogli appunto buone feste. Molto bene, se noi no, non abbiamo telefonate per il momento. Ciao Paladina, ricorda che comunque il 4 dicembre cambia tutto con la nuova ordinanza. Antonio ci scrive, sì è vero, attendiamo il 4 dicembre il nuovo DPCM, poi ci sarà la relativa ordinanza di recepimento anche da parte del governatore Fedriga con le modifiche del caso, se casomai ci saranno. Andiamo al telefono, pronto? 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 Pronto, buongiorno, buonasera anzi. Buonasera, buonasera. Prego. Buonasera. Prego, ci dica. Allora guardi, vorrei chiederle una cosa, cosa farebbe al posto mio? Allora, devo cambiare le gomme invernali. Sì. Le gomme invernali sono a Gorizia. E lei è? Ora, ho fermato la polizia per chiedere un consiglio anche loro, perché o viaggiavo senza gomme invernali ed ero multata, o sì, mi spostavo a Gorizia ed ero multata perché sono fuori comune. Sì. Qualcuno mi ha detto si compri un terzo treno di gomme e ho lasciato perdere la risposta. Eh no, beh, sì. Allora dico, ho tenuto con me le mie catene all'interno dell'autovettura. Però ciò che volevo dire è questo, è che tutto è sempre interpretabile. Sì. E dipende da chi la ferma. Corretto. Le stesse molte volte, alcune volte, detto, non sempre, da alcune chi volte, la ferma. Sì. Allora, questa è una che dovremmo cercare di risolverle. Allora, facciamo così, lei può andare solo in quel posto per cambiare quelle gomme, giusto? Cioè non ha altri posti più vicini dove andare, non ha altri... Sì, perché le mie gomme sono a Gorizia. Perfetto. Quelle invernali.
Secondo me è un motivo di necessità più che lecito per fare quel tragitto, cambiarle, tornare con l'autocertificazione, anche perché la legge ti impone di avere le gomme da neve, quindi insomma. Però c'è un altro problema. Lei ha le catene, giusto? Signora, è ancora in linea? All'interno della mia macchina, ma consideri che è un'autostrada, è una macchina 4x4, quindi sicuramente non saranno adatte. Ok, e allora vada pure, secondo me, a cambiare le sue gomme. Allora, è chiaro che se la fermano, la fermano e potrebbero anche sbagliare, perché non tutti riescono a vederci chiaro, ma non per colpa loro, perché obiettivamente c'è confusione. Secondo me è un motivo valido, cioè deve farlo, è una cosa che comunque deve necessariamente fare, può farla solo lì, autocertificazione, tragitto andata e ritorno, firmata, controfirmata, e secondo me non dovrebbero farle problemi. Nel caso in cui le facessero problemi, potrebbe tranquillamente, secondo me, impugnare la multa e farsela annullare, però è tutta una tiritera burocratica che non fa piacere a nessuno, ovviamente, starci dietro, e questo lo sappiamo e lo comprendiamo e lo immaginiamo. Quindi, secondo me, se lo fa, può farlo. Se poi la fermano, purtroppo accadono anche queste cose, me ne rendo conto, e giustamente ci vuole chiarezza, certo, secondo me è un motivo valido. Va bene? Signora, non la sento più, la saluto. È stato gentilissimo comunque. Grazie. E bravo, grazie, che hai imparato molte parole triestine. Grazie, buonasera signora. Allora, ripeschiamo un attimino, anzi no, i dati li abbiamo già dati, abbiamo ancora una telefonata, allora se c'è tempo per un'altra telefonata la possiamo anche mandare, poi fra una decina di minuti andremo sicuramente in pausa pubblicitaria. Ci hanno richiamato prima il servizio della bagarre, se così vogliamo chiamarla, tra l'assessore Grilli e il presidente di CS Schiavone, magari fra un attimo la vediamo, prima torniamo al telefono. Pronto? Pronto, buonasera, Patrizia. Buonasera. E volevo chiedere una cosa. Oggi sono stata in un negozio per comprare un computer per la mia nipotina. Sì. E ho chiesto naturalmente il contributo, se era possibile, del governo. Allora, alla città di Trieste non spetta. Spetta ai comuni di Morupino, Aurisina. Però Trieste in città no. Lo sapevate? Guarda, devo informarmi, mi coglie un attimo così in questo momento. Abbiamo tutte le informazioni al 99,9%, anzi sempre al 100%, però qui mi coglie un po' così effettivamente. Vediamo di perché vederci. Perché sono rimasta malissimo, perché ho detto, come una città non è possibile, insomma, pensavo che ci fosse per tutta l'Italia questo contributo. No, ma poi le vostre segnalazioni, le vostre richieste servono anche a noi poi per eventualmente andare successivamente a tastare il terreno, per così dire, no? Quindi, esatto. Quindi va bene, grazie di avercelo detto. Mi scusi, ancora una cosa, posso? Certo, prego. Ecco, io abito in via Ruggero Manna, okay. In alto. Sì. E avevamo dei bottini della spazzatura sia in via Paulania che in via Manna. Okay. Tutta la via Manna e tutta la via Paulania hanno levato i bottini. Devo andare fino in fondo giù in via Udine. Abbiamo chilometri da fare. Volevo una segnalazione per cortesia per avere i bottini vicino nuovamente. Quindi tra via Manna e via Paulania spostati i bottini completamente tutti, giù fino in via tutti. Udine. Non c'è né un bottino in tutta via Ruggero Manna e nemmeno uno in via Paulania. Va bene signora, è un'altra segnalazione che accogliamo. La ringrazio ancora e grazie del vostro lavoro e buon lavoro, buonasera. Troppo gentile, grazie a lei, una buona serata. Rivediamo il battibecco, in realtà non era in diretta, era una risposta a distanza, abbiamo prima ospitato Schiavone, presidente di CS, e poi l'assessore Grilli per la risposta. Rivediamo com'è andata sul piano emergenza freddo, dove si sono scaldati gli animi, per così dire. A Trieste è scoppiata una incredibile discussione che la dice lunga sul livello, direi, di abbruttimento, purtroppo, che abbiamo in questo momento in questa città, quantomeno diciamo a certi livelli, sulle soglie di accesso all'emergenza freddo, che per definizione non è possibile. Quando una persona dice che l'amministrazione non vuole accettare il fatto che comunque vuole lasciare morire della gente in strada,
credo che questa sia un'affermazione a cui vada data una risposta. Il tema è il piano per l'emergenza freddo, in supporto non solo delle persone che vivono a Trieste, ma anche di quelle che vi approdano. Trieste era una città che c'era distinta, in realtà, fino a quest'anno, per un ottimo servizio, per cui c'era una rete di, appunto, anzi, di interventi che andava dall'Help Center al centro diurno, perché esiste anche il giorno. Io ricordo che l'Help Center era un luogo aperto dalle 18 alle 20 e che dava indicazione se andare a dormire presso il centro presso la comunità di San Martino al Campo piuttosto che presso la Caritas. Questo era il compito dell'Help Center. Sembra che una volta tolto l'Help Center ci sia uno sbarrellamento, che la gente non sappia dove andare. Il nodo delle discussioni di questi giorni ruota anche attorno a coloro che appunto potrebbero arrivare a Trieste in orario notturno e verosimilmente soprattutto in relazione ai richiedenti asilo. Ma se io mi arrivo la domenica sera alle 10, non è che accedo alla procedura d'asilo alle 10 di domenica sera. Intanto vado al dormitorio, la mattina dopo, come dire, ci sarà un percorso per questa persona. Al momento i posti sono riservati ai residenti, quindi perché in questa ideologia, per l'appunto, per cui in realtà dobbiamo il codice di senza fissa dimora deve essere locale, non può essere uno di che non è locale, cioè c'è un'esasperazione della xenofobia, del localismo, come dire, persino sull'emergenza freddo. Il tema sembra che sia le persone di Piazza Libertà, quelle persone migranti che arrivano magari a un'ora di notte. Qui c'è un bando che data la sua messa online il 24 di novembre. Il Dipartimento delle Politiche Sociali metteva in moto un avviso pubblico affinché ci fosse qualcuno, naturalmente con una posta a bilancio di più di 350.000 euro, quindi non 2 lire, sì. 350.000 euro, proprio per sostenere quelle persone che potevano arrivare anche di notte e che avevano bisogno di un servizio. E non mi stancherò mai di ricordarvi che stasera c'è il Caffè dello Sport, naturalmente alle 21, come ogni lunedì, con Marco Stabile e tra gli ospiti, anzi il primo ospite è Giuseppe Beppi Pillon, neo allenatore mister della Triestina. Storica fu la sua promozione trittica, diciamo così, col Treviso, che portò al 2005, dopo ovviamente una bagarre per il fallimento del Torino, il Treviso è arrivato quinto, insomma, portò addirittura quella squadra in Serie A, quindi insomma una sorta di allenatore dei miracoli, ecco, per così dire. Bene, questo però dalle 21, adesso ci scrive invece, fra poco vedremo, sentiremo anche una telefonata se c'è, ci scrive Loredana, concordo al 100% col signor Gianni, attaccare l'assessore Grilli è una cosa vergognosa, se il signor Scavone non è soddisfatto del super al lavoro fatto dal suddetto assessore, gli ospiti lui a spese sue, ai Duchi d'Aosta, al Savoy Hotel, soldi non ne mancano, grazie Loredana. Questo il pensiero di Loredana dalla nostra mail. Ancora poco tempo, ma una telefonata la riusciamo a mandare. Pronto? Eccomi qua, pronto. Ci siete? Buonasera. Ci siete, sì? Sì, noi ci siamo. Con Luigi qua, una cosa veloce. Uno, sì. In bocca al lupo e con attenzione a Pilon per la Triestina. Due, Schiavone dovrebbe presentare la sua dichiarazione dei redditi in maniera ufficiale e fare vedere quanti soldi fa. Perché questo signore qui non ha mai lavorato nella vita, non ha mai lavorato, che prenda il suo impegno, vada nelle Bougainville o vada giù in Africa a aiutare quelli che vivono poveri e vediamo cosa fa. Terza cosa, una domanda semplice, se un soggetto che ha il coronavirus e non è ancora in pensione muore, il marito o la moglie prende la pensione o no? Cioè io ho una moglie che muore prima che vada in pensione. Questa muore, io cosa faccio? Prendo la pensione o no? Mi pare che il codice civile regoli questa fattispecie e credo che la risposta sia sì, ma non vorrei sbagliarmi, attenzione, non vorrei sbagliarmi. Ho vecchi ricordi di giurisprudenza di tanti anni fa, non vorrei sbagliarmi. Ecco. Quindi sì, no, non voglio speculare, era giusto una mia considerazione, cioè non è che auspico che una persona muoia. No, certo, ci mancherebbe, certo. Se siamo nell'ambito matrimoniale e mia moglie muore prima che vada in pensione,
pensione, io prendo la, non è che mi serva, ma faccio un esempio tecnico, no? Sì, prendo la pensione o no. Poi un'altra cosa che le chiedo, sa cosa vuol dire Black Friday? Black Friday? Sì. Sa cosa vuol dire, no? Sì. Il venerdì nero. Ecco, ma sa perché vuol dire per il venerdì nero? Ci dica. Allora, questo nasce in America, Black Friday. Perché fino a quella data, che sarebbe praticamente prima dopo il Thanksgiving, tutti i venditori in dettaglio sono in rosso. E allora loro mettono il venerdì dopo Thanksgiving come Black Friday, perché da quel momento in poi la stagione diventerà nera, cioè supererà il rosso e faranno dei guadagni. Questa è la definizione ufficiale. Ah, grazie, è un dettaglio che non avevo mai, approfondito. Grazie, ho imparato una cosa nuova. Sì, cioè io lo sapevo, però approfondito, ho letto, via. Comunque, buona trasmissione, buona serata e grazie mille. Grazie a lei, una buona serata. Mandiamo il primo servizio del nostro telegiornale Friuli Venezia Giulia verso la zona gialla, lo ha detto il presidente Massimiliano Fedriga. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo il caffè dello sport alle 21, come sempre Marco Stabile, primo ospite, Beppe Pillon, il nuovo allenatore della Triestina. Grazie ancora, buona serata. Particolare, ipotizzo che entreremo in zona gialla, non escludo invece di poter fare delle misure, per esempio quello di cui si parlava della domanda, per esempio l'obbligo di consumazione sedute ed altro, non escludo di farle, perché credo che dobbiamo anche in area gialla tenere molto monitorato situazioni di aggregazione, quindi misure di puntuali che cerchino di avere il minor impatto economico possibile ed altro, però penso saranno necessarie da mettere in campo. Da venerdì 4 dicembre si prospetta dunque l'atteso ritorno in zona gialla per il Friuli Venezia Giulia, ciò a seguito del calo dei contagi nell'ultima settimana, 4.502 in tutto, e del contenimento dell'indice R con T con una media negli ultimi 7 giorni di 1,09. Stabili le intensive, ancora sopra la soglia del 30% di occupazione, mentre il dato più critico è quello dei ricoverati, oltre quota 600, specie se si paragona la seconda ondata alla prima, quella di primavera. È tutto evidente come il fenomeno che si sta presentando è un fenomeno che, oltre ad avere dimensioni molto più importanti, cioè il picco dei letti, per capirci, nella prima fase, come vedete, raggiunge nel 29 marzo 236 ricoveri. A ieri, se non ricordo male, siamo 620. Da Fedriga poi parole dure sugli impianti sciistici. Serve una decisione europea, inaccettabile chiudere i nostri impianti e vedere gli sportivi andare in Austria con rischio pure dei contagi di ritorno. Dove la gente va a sciare in Austria e il contagio lo porta in Italia in Friuli Giulia. Cioè, quindi avremo la situazione nella quale ammazziamo delle realtà economiche non salvandoci dal contagio. Difficile, secondo il governatore, anche ipotizzare a breve un ritorno sui banchi di scuola, visti i focolai collegati proprio agli studenti. Molto contagio nelle scuole. Dobbiamo quindi essere molto prudenti. Tutti vogliamo la didattica in presenza, figuriamoci. Però rischiare dei passi falsi, che comporterebbero magari fra un mese la chiusura della scuola, magari non soltanto per le superiori a distanza, complessiva, perché la situazione sarebbe ingestita, bisogna essere molto cauti. Infine, la questione vaccini anti-Covid. Il piano è pronto, con la regione che attende le prime 60.000 dosi a fine gennaio. Possibile che a Trieste la location sia il centro congressi in Porto Vecchio, ma... Che noi stiamo parlando di vaccini come se ce l'avessimo già a disposizione. Guardate che si può partire il giorno dopo che l'EMA dà l'ok. E l'EMA l'ok ad oggi non l'ha dato. Io mi auguro di in tempi rapidi, mi auguro vada tutto bene nella procedura, però bisogna essere chiari con i cittadini. Non abbiamo il vaccino oggi,